Nerds, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul canale. Scusatemi tanto per la breve assenza che c'è stata qui sul canale settimana scorsa, però ho avuto un sacco da studiare, simulazioni di terza prova, interrogazioni, compiti in classe. Insomma, stavo per morire, ma Rasputin risorge sempre dalle sue ceneri. Come potete notare, ho anche tagliato i capelli nel corso di questa settimana. A me piacciono un sacco personalmente perché hanno una forma finalmente. Prima erano troppo lunghi, sfibrati, pesanti, piatti. Invece adesso mi piacciono un sacco, quindi fatemi sapere se piacciono anche a voi. A me personalmente sì. Ma comunque, oggi non siamo qui per fare gossip, per parlare di scuola, di capelli, no. Siamo qui per parlare delle letture che ho fatto durante il mese di novembre e dicembre. Io metto le mani avanti perché comunque sia in questi due mesi ho letto pochissimo, però sono quasi giustificata perché con la fine del trimestre scolastico, la rida, Don Natale e altre cose, praticamente ho letto meno di quanto avrei voluto. Però vi giuro che recupererò nei prossimi mesi. Il primo libro che ho letto è stato Cress di Marissa Meyer. È il terzo volume nella serie delle Cronache Lunari, per cui naturalmente non posso parlarvi della trama, altrimenti sarebbe spoiler. Però posso dirvi che Cress per il momento è il mio libro preferito all'interno della serie. Penso proprio che Cress sia la mia protagonista preferita tra le varie presentate durante il corso della saga, per il suo essere così goffa, imbranata, al tempo stesso sognatrice, coraggiosa, combattiva. Mi ci sono rivista parecchio, per cui l'ho amata tantissimo. E poi lei è Thorn, ma ne vogliamo parlare, ma ne vogliamo parlare, io non ce la faccio a farcela. Invece un personaggio che ho odiato particolarmente all'interno di questo libro è stata Cinder. Non mi è piaciuta perché lei ha un sacco di potenziale che però non utilizza, e quindi praticamente alla fine lei si ritrova ad avvitare due bulloni, a volte pure male, e quindi ero tipo: donna, ma ce la puoi fare a farcela? E no, a quanto pare lei non ce la faceva a farcela, e quindi io non l'ho sopportata per tipo tre quarti di libro. E vabbè, e vabbè. Per quanto riguarda il livello della lingua, perché so che me lo chiederete, Cress l'ho trovato molto più semplice rispetto a Scarlet, perché non ci sono tutti quei termini meccanici che io manco in italiano capisco. Per cui non vi preoccupate se non avete capito troppo Scarlet, andate avanti perché Cress si capisce quasi tranquillamente. Per cui leggete le Cronache Lunari. Anche perché, ragazzi, come dico sempre, le Cronache Lunari sono state tradotte fino a Cress in italiano, e quest'anno verrà tradotto anche Winter. Per cui non avete più scuse per non leggere queste lebbre meravigliose. E per concludere, devo dire che questo libro può essere descritto con tre parole: mai una gioia. Perché ogni volta che c'era una piccola gioia, anche insignificante, poi dietro l'angolo c'era subito un mai una gioia dietro l'altro. E quindi i nostri personaggi soffrivano, e quindi loro sono i miei bambini, e quindi io non ce l'ho fatta perché vabbè, vabbè, vabbè. Quindi se volete soffrire, però al tempo stesso essere felici, le Cronache Lunari fanno per voi. Poi, se avete seguito la rida con Natalizia, e se non l'avete fatto vi lascio la playlist linkata nelle schede, sapete che successivamente ho letto Le sfide di Apollo di Rick Riordan. Vi dirò, a mente fredda sono arrivata alla conclusione che questo libro mi è piaciuto, però non poi troppo. Ah, e prima di cominciare a parlarvi delle mie motivazioni, ci tengo a sottolineare che Le sfide di Apollo è ambientato dopo gli eventi del Sangue dell'Olimpo, per cui se volete leggere questo libro dovete prima recuperare Percy Jackson e l'Idea dell'Olimpo, poi l'Idea dell'Olimpo, ed in seguito passare a questo qua. Questo libro mi è piaciuto, ma non troppo, per delle scelte narrative che Zio Rick ha intrapreso verso la fine del romanzo, soprattutto il ritorno di personaggi che io ormai non tollero più, e altri colpi di scena che però non mi hanno fatto pensare: ah, ok, voglio leggere subito il secondo. E quindi ci sono un po' rimasta male perché mi aspettavo veramente un sacco da questo libro, però l'ultima parte... Però comunque c'è da dire che Apollo è un personaggio fantastico, penso che sia uno dei protagonisti migliori che Zio Rick ci potesse dare dopo Percy Jackson, e la mitologia, per quanto mi riguarda, è sempre sul pezzo, perché insomma Zio Rick è un grande. Però appunto, come ho detto, non mi ha conquistata come avrei sperato, purtroppo. Ed infine l'ultimo libro che vi mostro è Feline di Sara Bianca. Feline è stato l'ultimo libro che ho letto nel 2016 e, ragazzi, cavolo se mi è piaciuto, cioè non potevo concludere meglio l'anno. È un libro sensazionale, fantastico, meraviglioso, e adesso vi spiegherò perché. A partire dallo stile di scrittura, perché è stato molto coinvolgente, l'ho trovato proprio sensoriale, riuscivo a immaginarmi esattamente quello che la scrittrice stava descrivendo e quello che i personaggi stavano provando, quello che stavano guardando loro, e quindi è stata un'esperienza fantastica, meravigliosa, è stata un'avventura senza precedenti, straordinaria. E quando sono arrivata alla fine ero tipo: no, datemi il secondo perché devo sapere. La protagonista Dara l'ho trovata meravigliosa.
coraggiosa, molto coraggiosa, con un senso di sopravvivenza assurdo, badass fino all'ultimo secondo, divertente, esilarante. Mi è piaciuta veramente veramente un sacco. E voi lo sapete quanto io non sopporti le protagoniste di solito, ma Dara mi ha stupita perché è sensazionale, è fantastica e sì, cioè mi è piaciuta veramente veramente un sacco. E non voglio dire altro perché secondo me questo libro merita una recensione a parte che mi piacerebbe da morire registrare, per cui fatemi sapere qui sotto con un commentino se potrebbe interessarvi l'idea, perché questo libro, ragazzi, merita davvero tantissimo. Ebbene sì, Dreamers, siamo giunti alla fine di un altro video, di un altro wrap up. Fatemi sapere qui sotto con un commentino cosa avete letto invece voi durante gli ultimi due mesi del 2016, perché sono un sacco curiosa di saperlo. E per il resto niente, Dreamers, sono le cose che dico alla fine di tutti i video, ovvero mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con tutti i vostri amici, nemici, parenti, cani, gatti e topi, e ovviamente seguitemi su tutti i social network che sono linkati giù nell'info box, perché seguirmi sui social è una cosa molto molto importante. E per il resto niente, io vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo venerdì con il prossimo video.